Akira Toriyama ci ha lasciato e tutti ne stanno parlando su Instagram. Ancora io scrollo e trovo qualsiasi tipo di tributo su Akira Toriyama, quindi non penso di essere in ritardo. Volevo fare un video per il vlog 2 settimane fa, ma non c'ho del tempo. Non c'ho del tempo e quindi ce l'ho adesso. Però qualcuno potrebbe dire, come faccio io a conciliare un evento, ovvero la morte di Akira Toriyama, con il canale? Perché il canale parla di informatica. E in realtà non è difficile, perché la risposta è là, dietro di me. Dietro di me trovate la mia collezione di Dragon Ball Z scacchi che feci tanto tempo fa con la Diagostini. Io andavo là in edicola ogni settimana a comprare un pezzo diverso e la completai. C'ho pure tutti i fascicoletti che ovviamente non ho mai letto. Ora, io giocavo a scacchi, diciamo, meglio ho imparato così a giocare a scacchi quando andavo, mi pare, alla scuola media o cose di questo tipo, però io non so giocare. O meglio, so le regole, o meglio, so come si muovono i pezzi, magari so fare l'apertura quella standard, ma non ho mai costruito un mio gioco, non sono capace di creare una strategia a lungo termine, infatti tutte le volte che ho giocato ho sempre perso. E quindi, diciamo, va bene, giochiamo a scacchi, ma col canale, idea. Prendo ChatGPT e lo sfido. Ma lo sfido io che non sono capace. Quindi sarebbe ideale trovare un altro sfidante. Gemini! E quindi l'idea sarebbe quella di prendere ChatGPT e Gemini e dire che stiamo facendo una partita, o meglio, loro pensano che la stanno facendo con me, ma io non faccio altro che passare a destra e a sinistra le mosse che si fanno l'un l'altro e io sposterò i pezzi. E quindi iniziamo, e prima di vedere questo scontro fra titani dobbiamo preparare il set, e quindi partiamo con l'unboxing. Vabbè, cosa che già ho fatto visto che ce l'ho da diversi tempo, però partiamo sempre con l'unboxing, perché comunque per scendere tutti questi pezzi in giù li devo mettere nella scatola e poi li devo ritirare fuori. È qui che comincia la sfida dell'anno. ChatGPT inizia con una mossa aggressiva. Sposta il pedone in E4. Facciamo la mossa. Sposto io stesso il pedone. E quindi adesso passa la palla a Gemini, che pensa e dice pedone in C5. Risponde con un pedone in C5. Un momento di incertezza da parte mia e lo sposto il pedone. Perfetto. Passa la palla di nuovo a ChatGPT. ChatGPT, mossa aggressiva. Cavallo in F3. Cavallo in F3, mossa eseguita, passa la palla a Gemini. Gemini ci pensa un pochettino e sposta il pedone in E6 in risposta a quello che lui definisce la mossa di ChatGPT come la difesa siciliana. Commentate se quella che ha fatto ChatGPT è la mossa siciliana. Contrattacca ChatGPT con un pedone in D4. Pedone in D4, esegue la mossa, passa la palla a Gemini. Ci pensa un pochettino un'altra volta e Gemini suggerisce di mangiare col pedone in E in posizione D4, ma questa azione non è consentita. È una mossa illegale suggerita da Gemini. Certo, è vero che il pedone può mangiare in diagonale, lui avrebbe potuto suggerire di mangiare il pedone che si trova in C per andare a mangiare quello di D4, ma quello che lui suggerisce non è possibile. Rivediamo le sue mosse. Io controllo se ho fatto degli errori nel riportare le mosse di Gemini. Andiamo a vedere la mossa precedente di Gemini per controllare che ho fatto tutto bene. Mossa verificata. Ho eseguito tutte le mosse bene. Gemini vuole fare una mossa illegale. Ai 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 ai. Allora, con un bellissimo prompt gli faccio capire a Gemini che non può eseguire quella mossa, e quindi lui si scusa per l'errore dicendomi che è ancora in fase di sviluppo e deve capire meglio come fare queste mosse. E pertanto risponde con una mossa cavallo in C6, questa volta mossa legale, il cavallo nero rappresentato dal Jit della squadra Genio. Un momento di incertezza per me per posizionare il pezzo, mossa eseguita, e quindi dall'altra parte chiediamo a ChatGPT la sua mossa. Gli comunico cavallo in C6,
ChatGPT risponde con pedone in D5, quindi avanziamo il pedone bianco di una posizione e quindi JIT viene minacciato dal pedone di ChatGPT e quindi vediamo cosa fa Gemini. Gemini suggerisce di spostare Cell, ovvero l'alfiere, in casella B4, ma tuttavia c'è un suo pedone, quindi la misura dell'alfiere è ostruita, quindi chiediamo a Gemini che non può fare quella mossa perché è illegale e c'è un pedone, anzi un suo pedone in C5, e quindi lui ribatte spostando l'altro cavallo in posizione F6. Sì, confermo, posizione del cavallo in F6, sempre rappresentato da G della squadra Genio. È chiaro che a questo punto della gara Gemini è molto in difficoltà, ma passiamo la palla a ChatGPT che risponde con una nuova mossa, cavallo in C3. Quindi spostiamo il cavallo di ChatGPT, quindi il cavallo bianco rappresentato da un trunks piccolo, e aspettiamo la mossa di Gemini. Gemini suggerisce di spostare di nuovo l'alfiere Cell in posizione C5, ma quella posizione è occupata di nuovo dal suo pedone, il pedone di poco fa che ostruiva la visuale, e quindi Gemini per la terza volta consecutiva suggerisce di fare una mossa illegale. Ci sono dei problemi da parte di Gemini. Gemini non riesce a trovare delle mosse adatte da contrastare il suo rivale ChatGPT, quindi è il caso di spiegare nuovamente la situazione a Gemini dicendo: guarda, non posso spostare quell'alfiere perché è occupato dal tuo stesso pedone, perché tu mi hai detto di spostare quel pedone in C5 e io te l'ho spostato. Ecco che Gemini suggerisce un'ulteriore mossa illegale, un arrocco, suggerisce un arrocco, arrocco che non si può fare, lo suggerisce in particolare l'arrocco corto, e c'è Cell, non si può fare, e mi dispiace Gemini, stai fallendo, quindi ti devo correggere e dire che questa mossa non si può fare. Quindi aspettiamo cosa vuole fare Gemini, e la sua risposta, colpo di scena, Gemini si arrende e dice di rifare una nuova partita. E quindi, visto che si arrende, ma ChatGPT può ancora continuare, allora io prenderò il posto di Gemini, quindi sarò io con ChatGPT da ora in poi. E come potete vedere dalla posizione delle mie ciabatte, al lato di Gemini e inizio con la mia prima mossa aggressiva. Alfiere in D6. ChatGPT risponde con alfiere in E2, cambio la posizione dell'alfiere, faccio un arrocco, mossa di catenaccio, arrocco, rispondo con arrocco, mi cade Freezer, prendo Freezer e lo metto al suo posto e ChatGPT risponde con un suo arrocco, clamoroso signore, clamoroso, le due squadre si stanno chiudendo in modo tale da proteggersi di eventuale scacco e io sposto il cavallo in posizione G4, cavallo in G4. ChatGPT risponde con muovere il suo pedone in H3 e quindi io proseguo con una mossa molto azzardata, alfiere in H2 e ci abbiamo Goku in posizione di scacco. Prima mossa aggressiva di tutta la partita. ChatGPT ha l'occasione di mangiare il mio alfiere, ma preferisce spostare il re in H1. Io intraveggio alfiere in E5. Porto indietro, mi chiudo un pochettino per controllare il centro della scacchiera. ChatGPT vuole fare una mossa illegale spostando il suo pedone in F4, ma questa è una mossa illegale. Faccio presente il suo errore e mi dice di spostare il suo alfiere in E3. Ed è qui che commetto un gravissimo errore. Eh sì, qua ho sbagliato io. Avevo capito male la mossa che mi aveva suggerito ChatGPT e pensavo che voleva mettere l'alfiere in E2. Dicevo no, guarda, non si può fare perché già mi sembrava che aveva smarmellato un po' come Gemini, ma in realtà la sua mossa, quando poi l'ho rivista al montaggio, era legale. E quindi, essendo già domenica sera, non è il tempo di rimontare tutto il set, di rifare. Un macello. Vabbè, questa volta sì, questa volta ho smarmellato. Vabbè, diciamo una cosa in mia difesa, perché quando mi sono spostato dietro per prendere il posto di Gemini, quindi muovevo i pezzi dei temi, vedevo, diciamo, la scacchiera al contrario, cioè non proprio, diciamo, i quadrati, vedevo le lettere e i numeri al contrario, quindi
mi sono confuso facilmente, mi sono confuso. Sarebbe stato meglio che ChatGPT avesse scelto i neri e Gemini i bianchi, così io con i bianchi sarei stato lì davanti. Vabbè, dai, a me dispiace che vi ho lasciato con questa incertezza, però se volete un altro scontro tra ChatGPT e ChatGPT, a questo punto c'è un mirror match ai Dragon Ball Z Sky con ChatGPT, perché a questo punto Gemini abbiamo visto che è una cosa per la quale potremmo sapere questo nei commenti, che lo facciamo almeno per capire fin dove si può spingere l'intelligenza artificiale generativa che sta dietro a ChatGPT. E quindi, vabbè, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che faccia un altro scontro tra ChatGPT e ChatGPT stesso, che noi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!